Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quarta classe. Dragi učenici i drage učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika za četvrti razred. Il tema di oggi è il turismo sostenibile. Današnja tema è održivi turizam. Il mio nome è Vlasta Zdravčević-Vrkić e oggi sono la vostra insegnante. Nakon današnje lekcije moći ćete razumjeti srednje dug i srednje složen tekst na temu održivog turizma, razlikovati održivi od masovnog turizma, napisati obilježje održivog turizma, koristiti oblike imperativa sa zamjenicama, te napisati kratak tekst prema predlošku. Per la nostra lezione avete bisogno di un quaderno o un foglio di carta, di una penna o una matita e una connessione internet. Za današnji rad potrebni su vam bilježnica ili list papira, kemijska ili grafitna olovka te pristup internetu. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. U svakom trenutku možete zaustaviti snimku videa. Attività 1. Osservate le foto. Le foto rappresentano due tipi di turismo, il turismo di massa e il turismo ecosostenibile e responsabile. Quali foto corrispondono al turismo ecosostenibile? Controllate. Le foto B e C rappresentano il turismo ecosostenibile e responsabile. Attività 2. Quali sono gli elementi che caratterizzano il turismo di massa e il turismo sostenibile e responsabile? Inserite le seguenti espressioni nella colonna che ritenete giusta. Controllate. Gli elementi che caratterizzano il turismo di massa sono grandi gruppi di persone, lunghe code, danni a patrimoni, rumore, traffico, cementificazione. Gli elementi che caratterizzano il turismo sostenibile sono rispetto dell'ambiente, riconoscimento delle tradizioni locali, utilizzo di energie rinnovabili, degustazione di prodotti biologici a chilometro zero, ambienti naturali, protezione del patrimonio naturale e culturale. Attività 3. Leggete il testo. Il testo è tratto e adattato da internet. Attività 4. Scegliete le affermazioni presenti nel testo. Controllate. Le affermazioni presenti nel testo sono: la foresteria dell'Oasi si trova in Piemonte. Alla foresteria è possibile acquistare cibi locali. La foresteria organizza molte attività all'aperto. Attività 5. Scrivete quali attività potreste svolgere alla foresteria dell'Oasi. Controllate. Visita della riserva naturale. Degustazione di prodotti a chilometro zero. Camminata nordica. Osservazione degli animali. Giochi di una volta. Attività 6. Rispondete a quali espressioni del testo precedente si riferiscono le seguenti parole.
controllate. La protezione, la salvaguardia. Godere, assaporare. Domestica, casalinga. Destinate, dedicate, le strade, i percorsi. Attività 7. Guardate il video e poi rispondete alla domanda. Quali esperienze e attività turistiche offre la Sardegna? Controllate. Ambienti naturali. Escursioni e sport all'aria aperta. Visite guidate in aziende agricole. Degustazione di prodotti tipici. Corsi di cucina. Fattorie didattiche per i bambini, partecipazione agli eventi tradizionali. Attività 8. Cosa mettere in valigia per un viaggio nella natura? Abbinate le parole alle foto. Controllate. Cannocchiale. Torcia. Borraccia, orologio intelligente, repellente bio per gli insetti, sacco a pelo. Attività 9. Ripetete le parole relative al viaggio nella natura giocando a memory. Attività 10. Come essere un viaggiatore responsabile? Come praticare un turismo ecosostenibile? Completate i seguenti consigli a un amico con i verbi all'imperativo: rispettare, andare, privilegiare, limitare, buttare, alloggiare, spegnere. Controllate. Alloggia in strutture ecologiche. Privilegia i ristoranti tipici che fanno uso di prodotti a chilometro zero. Va nelle destinazioni meno frequentate. Butta rifiuti negli appositi contenitori. Rispetta i costumi e le tradizioni locali. Spegni l'aria condizionata e le luci uscendo dalla camera. Limita al minimo l'uso della plastica. Osservate le frasi. Rifiuta le bottigliette di plastica. Le sostituisce le bottigliette di plastica. Rifiutale. Evitate l'aereo. Lo sostituisce l'aereo. Evitatelo. Presta a me la tua guida turistica. Mi sostituisce a me. Prestami la tua guida turistica. Consigliate agli amici come viaggiare in modo ecologico. Gli sostituisce agli amici. Consigliategli come viaggiare in modo ecologico. Angela, divertiti in montagna. Ragazzi, riposatevi in campagna. Attività 9. Osservate le frasi. Chiama Marina e dille come arrivare alla foresteria dell'oasi. Dille di a lei. Dille. Le nostre vacanze sono finite. Domani andiamo a casa. Antonio, vacci a comprare dei souvenir. Vacci va a comprare a noi. Vacci. Angela, buon viaggio. Stammi bene e scrivimi. Stammi. Sta a me. Stammi. Che bel panorama. Ecco il cannocchiale.
Marta, dallo a Marco per favore. Dallo, da il cannocchiale. Dallo. Gianni, ci siamo divertiti un sacco in montagna. Giada, fagli vedere le foto. Fagli, fa vedere le foto a lui. Fagli. Attività 11. Completate le frasi con l'imperativo del verbo e il pronome corretto. Controllate. In montagna fa freddo, ragazzi. Vestitevi bene. Antonio, raccontaci le tue avventure. Ragazze, la pasta è fatta in casa. Assaggiatela. Per favore, quando vedi Marco, digli di preparare le valigie. Quando viaggi, affidati a guide locali. Ragazzi, questo albergo non è ecosostenibile, cambiatelo. Osservate le frasi. Non dimenticare il passaporto. Lo sostituisce il passaporto, non lo dimenticare. Oppure non dimenticarlo. Non date mai da mangiare agli animali selvatici. Gli sostituisce agli animali. Non gli date mai da mangiare, oppure non dategli mai da mangiare. Non ti allontanare, oppure non allontanarti. Non vi allontanate, oppure non allontanatevi. Attività 12. Trasformate le frasi all'imperativo negativo utilizzando i pronomi adeguati. Controllate. Leggi questo blog sui viaggi. Non leggerlo oppure non lo leggere. Telefona subito al direttore. Non telefonargli. Oppure non gli telefonare. Sbrigatevi. Non sbrigatevi, oppure non vi sbrigate. Compra questa borraccia. Non comprarla, oppure non la comprare. Prendete gli occhiali da sole. Non prendeteli, oppure non li prendete. Va a Venezia. Non andarci oppure non ci andare. Attività 13. Scrivete un dialogo in base all'annuncio turistico tra un cliente e un gestore dell'agriturismo. Usate da 60 a 100 parole. Cliente chiede le informazioni sull'agriturismo e gestore dell'agriturismo risponde alle domande. Ecco un esempio. Villa Bianca, buonasera, come posso aiutarla? Buonasera, vorrei qualche informazione sull'agriturismo, perché sa, mi interessa una vacanza ecosostenibile. Sì, certo, il nostro agriturismo è una struttura completamente ecologica. Tutta l'energia che usiamo è prodotta da fonti rinnovabili. Offriamo cibi biologici propri. C'è anche la BioSpa. Ottimo! È possibile partecipare ai lavori agricoli? Sì, certo. Inoltre organizziamo corsi di cucina tradizionale, escursioni e anche fattorie didattiche per i bambini. E dove siete esattamente? A 8 chilometri da Pisa, però è possibile raggiungerci anche senza la macchina. Ci sono servizi bus. Grazie per tutte le informazioni. Autovalutazione. Valutate le vostre competenze acquisite in questa lezione. Posso capire i testi sul tema del turismo sostenibile? Posso distinguere il turismo sostenibile dal turismo di massa? Posso scrivere delle caratteristiche del turismo sostenibile? Posso usare le forme dell'imperativo con i pronomi?
Posso scrivere un breve testo in base alle indicazioni. La lezione finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione.